per la coda di Belzebù che male, ma un male porco senza uguale. È proprio vero, il cielo non è più quello di una volta, a dire il vero, nemmeno io. A recuperare il senno d'Orlando sulla luna bisogna andare, se no ci aspetta una fine dolorosa assai per colpa di questa bella venuta dal Catai. Di fronte a me 5-6 vecchi, barbe lunghe, vestiti antichi, in mezzo a tutti quegli specchi, dov'ero capitato, in una strana casa di riposo. Noi siamo il pensiero, siamo la ricerca, siamo l'antica scienza. In poche parole, noi siamo la somma esperienza. Cos'è che stai cercando, piccoletto? Il senno smarrito, hai detto? Vieni con me, so io dove ti devo portare. Fece quello che col cannocchiale assestava dei colpetti in testa del compare. Di tutti era il più arrogante, duro, ma certamente quello che si sentiva più sicuro. Allora, che hai deciso? Vuoi far notte? Oh, non ho tempo da perdere con te, se no, so botte. Ma che gallinella, gallinelli? Galileo Galilei, ah, ma Galileo Galilei, oh, Galileo e Galilei, singolare e plurale, no, niente, non capisco. E puntai il cannocchiale per prova verso le stelle. L'universo si aprì ai miei sensi. Scrissi subito un libro piccolo ma bellissimo, Il messaggero delle stelle, cioè libro. Astolfo, ma i libri non devi solo scriverli, poi li devi pubblicare e li devi distribuire per farli diventare delle bombe di libertà. Il nuovo pericolosissimo libro di Galileo Galilei fece il giro d'Europa. La rivoluzione era da